Salve a tutti youtubers, eccoci qua ritornati in un nuovo Astro News dove come al solito andremo ad analizzare due argomenti, due notizie che io ho preparato accuratamente per voi. Come potete vedere le fonti sono sempre le stesse, ANSA Astronomia, e oggi andremo a trattare due argomenti che a mio parere sono molto interessanti e molto intriganti. Questa prima notizia che potete visualizzare in questo momento sul vostro schermo parla dell'inquinamento luminoso visto dallo spazio, visibile nuovo volto di Milano illuminato dai LED. Questa notizia non è molto recente, è del 13 agosto di una settimana fa, 9-10 giorni rispetto a quando sto facendo questo video ovviamente, però l'ho voluta portare sul mio canale perché oltre ad essere interessante mi sembra giusto che questa notizia venga messa in risalto per far capire a tutto il mondo o almeno a maggior numero di persone possibili che insomma la nostra Terra vista dallo spazio sembra una palla luminosa. Invece il secondo articolo, questo invece è recente perché è del 24 agosto, quindi è del giorno stesso in cui sto facendo questo video, è uscita questa notizia, parla invece di spiritelli e troll sopra la Terra, fenomeni luminosi fotografati dall'ISS. Quindi dopo andremo ad analizzare meglio qui cosa sono queste cose che sono state avvistate dalla ISS, che sappiamo che orbita intorno alla Terra, e quindi andremo un po' a vedere se sono cose diciamo di fantasia o se sono cose reali. Naturalmente partiamo con l'articolo che abbiamo visualizzato precedentemente, ovvero questo, e per chi non avesse mai visto un mio video e questo fosse il primo, tengo a precisare che la metodologia con cui farò questo video, che faccio questi video, questa serie che ho cominciato sul mio canale, che si intitola Astro News, dove voi potete vedere me che vi spiego e vi aggiorno su quello che succede nell'ambito scientifico astronomico, naturalmente la metodologia è sempre la stessa, ovvero leggerò i due articoli, dopodiché li riassumo e dopodiché cercherò di farci un discorso mio personale in modo che tutte le persone possano capire e comprendere la notizia, non solo gli appassionati, ma anche semplicemente le persone che vogliono aggiornarsi e documentarsi anche in questo ambito scientifico qua, in questo caso astronomico. Quindi partiamo con questa prima notizia e andiamo un po' a vedere cosa ha subito questa Milano in questi ultimi 3 anni, perché poi scoprirete il perché, diciamo dalla luce che noi continuiamo ad aumentare. L'inquinamento luminoso che abbaglia i cieli di città e metropoli è stato misurato per la prima volta su scala globale sfruttando le oltre 130.000 foto ad alta risoluzione scattate negli anni dagli astronauti a bordo dell'ISS. È stata così ottenuta una mappa a colori della Terra in notturna che mostra l'illuminazione da record dei paesi europei col più alto debito pubblico eppure il nuovo volto di Milano illuminato dai LED. Le immagini sono state presentate a Honolulu in occasione del congresso dell'Unione Astronomica Internazionale IAU dai ricercatori dell'Università Complutense di Madrid e del CGEP de Sherbrooke in Canada, che in collaborazione con un gruppo di volontari hanno dato vita al progetto Cities at Night, scusatemi per le pronunce. I primi risultati sono stati ottenuti acquisendo, catalogando e georeferenziando tutte le immagini in HD scattate dall'ISS. Le informazioni raccolte, implementate con i dati del satellite Suomi NPP, hanno permesso di scoprire che le città dei paesi europei con il più alto debito pubblico sono proprio quelle che hanno il record del più alto consumo di energia per l'illuminazione stradale, con un costo che per l'Unione Europea viene stimato pari a 6,3 miliardi di euro all'anno. Questo riguarda solo l'inquinamento luminoso diretto, spiega il ricercatore Alejandro Sanchez de Miguel, ma ora siamo in grado di studiare anche la distribuzione della luce diffusa dall'atmosfera e ricostruire accurate mappe della brillantezza del cielo proprio grazie al contributo delle osservazioni da satellite. Nella sua presentazione, il ricercatore ha messo a confronto anche due immagini di Milano prese dall'ISS nel 2012 e nel 2015, quindi tornando al discorso di prima, capite adesso perché ho detto 3 anni di differenza, evidenziando come la vista si è cambiata in soli 3 anni. La variazione, spiega Sanchez, è dovuta all'avvento dell'illuminazione con i LED che sta soppiattando le luci tradizionali. L'immagine più recente mostra infatti un maggior contenuto di luce blu distribuito uniformemente su tutta la città. In precedenza l'illuminazione era data da una miscela di colori, indizio dell'uso di vari tipi di lampade. E questo sito propone questa immagine di Milano, della nostra città di Milano, fotografata tra l'altro da Samantha Cristoforetti quando era sulla ISS nel 2015. Quindi questo è il centro di Milano illuminato dai LED. Invece poi c'è una seconda immagine che adesso vi faccio vedere, ecco, e questa invece era la Milano del 2012, prima dell'illuminazione dei LED.
Quindi questo articolo cosa vuole dirci, cosa vuole darci come diciamo notizia? Che stiamo illuminando troppo il nostro pianeta. Io, ad esempio, la penso così. Adesso potete prenderla bene, potete prenderla male, potete pensarla diversamente, potete essere d'accordo con me, non obbligo nessuno a pensarla come la penso io perché è una mia idea, una mia opinione. Secondo me, se spegnessimo metà, e dico metà, delle luci presenti in tutto il mondo, metà proprio, di ogni città, di ogni, cioè di qualsiasi cosa, metà, secondo me andremo a risparmiare un sacco di soldi, e dico un sacco di soldi, senza andare a risparmiare magari in altri ambienti dove non serve o che magari si risparmia perché ci fa più comodo. Perché questa notizia che diciamo grazie all'astronomia, grazie ai satelliti, perché non è che c'entra molto con l'astronomia questa notizia, infatti, ma io l'ho voluta portare sul mio canale perché comunque sono dei satelliti costruiti dall'uomo che orbitano intorno alla Terra, quindi in qualche modo con lo spazio c'entrano e poi è una notizia che secondo me va riportata e va saputa da tutti. Secondo me se spegnessimo, quindi tornando al discorso di prima, metà delle luci, secondo me ci vedremo benissimo lo stesso e risparmieremo un sacco di soldi. Basta pensare che magari nelle vie dove noi abitiamo, troviamo 20 lampioni in una via di 100 metri e quella è una luce secondo me sprecata perché anche con 10 lampioni, quindi dimezzando la luce, ci vedremo benissimo perché di notte tanto alle 3, alle 2, alle 3, alle 4 di notte, ma chi se ne frega di lasciare su una via di 100 metri 20 lampioni accesi? Adesso magari esagero, però è per farvi un'idea di cosa vi sto dicendo e poi magari in vie o magari su strade magari più affollate, magari di lampione ce n'è uno se non nessuno. Quindi ci vuole un po' di coerenza a fare questo lavoro e soprattutto a mettere con un criterio questi lampioni o questa luce che viene distribuita, perché come ci dimostrano i satelliti che o l'ISS dallo spazio, la nostra Terra, se viene osservata dagli eventuali extraterrestri, viene vista come una palla di notte. Almeno la metà che non è illuminata dal sole viene vista come una metà illuminata da veramente da una luce incredibile. E quindi infatti qua l'Unione Europea, come diceva il terzo paragrafo, viene stimato 6,3 miliardi di euro all'anno. Ecco, se noi dimezziamo risparmiamo già 3 miliardi e secondo me sarebbe un risparmio per niente male, piuttosto che andare a risparmiare, non so, per dirvi nelle scuole o negli ambienti pubblici e queste cose qua. Quindi per questo articolo è tutto, io spero di essere stato chiaro, spero che questa news sia stata interessante e intrigante, vi ho detto la mia opinione, vi ho letto l'articolo, fatemi sapere cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti, se siete d'accordo con me o se invece voi dite no, è giusto che venga illuminato, insomma fatemelo sapere. Passiamo al secondo articolo, la seconda notizia e andiamo un po' a vedere cosa è stato fotografato dall'ISS e soprattutto cosa sono questi spiritelli o questi eventuali troll. Ci sono spiritelli e troll sopra la Terra, ai margini dello spazio. A fotografarli lo scorso 10 agosto gli astronauti a bordo dell'ISS. Anche se i nomi evocano creature di fantasia e un po' inquietanti, in realtà si tratta di fenomeni luminosi prodotti dall'elettricità generata nell'atmosfera dell'attività temporalesca. Ed eccoli che si possono ammirare nei loro intensi colori con le sfumature del rosso sopra il Messico, come mostra la foto pubblicata sul sito Space Weather. E anche questo sito qua, ANSA Astronomy, vi mette questa foto che poi qua ve la fa ravvicinata. Infatti sono gli spiritelli e i troll fotografati dell'ISS. Le loro forme quasi fantastiche si alzano in alto sopra le nubi temporalesche fino ad uno strato di luce verde 100 km sopra la superficie terrestre. Pochi minuti dopo aver visto i spiritelli, gli astronauti dell'ISS hanno visto anche i troll, che in realtà è l'acronimo di fenomeno luminoso secondario passeggero, che a volte si possono osservare, spiega Oscar van der Velde dell'Università Politecnica della Catalunya. Vicino ai gruppi di sprite raggiunti. Qua un po' l'articolo ha sbagliato l'ultimo paragrafo, infatti non si capisce bene. Vicino ai gruppi di sprites si possono raggiungere i 40 e i 60 km di altezza. Tuttavia, non bisogna per forza essere a bordo di una navicella spaziale per osservare questi insoliti fenomeni luminosi. I cacciatori di spiritelli, infatti, li fotografano regolarmente dalle loro case. Quindi, per questo articolo è tutto. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dall'ISS che gli astronauti, gli attuali sei astronauti che abitano l'ISS, sappiamo che per adesso non c'è nessuno di italiano sopra l'ISS, ma ci torneremo sicuramente con
Nespoli nel 2017, nel maggio 2017, Nespoli andrà per la terza volta nello spazio per diciamo starci 6 mesi sulla ISS, questo però fra 2 anni. Stiamo parlando quindi degli astronauti che hanno fotografato questi fenomeni che vengono provocati fuori dalla nostra atmosfera, ma come dice l'ultimo paragrafo, non bisogna essere per forza su una navicella o sulla ISS per poter fotografare o immortalare in una semplice camera questi fenomeni, diciamo un po' fantasiosi, ma si possono anche fotografare da casa. E diciamo che vengono provocate appunto dai, come dice qua il secondo paragrafo, vengono provocate sopra le nubi temporalesche, quindi quando c'è il temporale, sopra la superficie terrestre di 100 km. Ecco. Quindi per questo video è tutto, per questo Astro News è tutto. Io spero che queste due news siano state interessanti, siano state intriganti, spero che siano state di vostro gradimento. Quindi mi auguro che questo video vi sia piaciuto, mi scuso per le pronunce a volte che faccio durante i miei video, ma a volte non sono in inglese e le sbaglio, a volte sono in inglese e le sbaglio, però pazienza, passateci sopra, comunque voi vedete il testo come lo vedo io, di conseguenza non c'è problema. Ci rivedremo con un nuovo Astro News nei prossimi giorni, sperando che escano notizie altrettanto interessanti e altrettanto intriganti come queste. Prima di chiudere questo video apro una piccola parentesi. Ho fatto uscire un video sulle meraviglie dell'universo, ma siccome è stato veramente molto apprezzato da chi l'ha visto, e se non l'avete visto andatevelo a vedere perché è veramente una cosa bellissima e ci ho impiegato tanto tempo per farlo, siccome è stato apprezzato e avete lasciato tanti like e tutto, ho deciso di farci una serie, quindi ho rinominato il titolo, l'ho chiamato Episodio 1 e adesso ho già pronto l'episodio 2 che uscirà nei prossimi giorni. Quindi, se la serie continua, cioè se questi video vengono apprezzati, io posso decidere di farci una serie e in questo caso ho deciso di farla. Astro News comunque rimane la mia serie principale sul mio canale. Quindi, per questo video è tutto, io spero di essere stato chiaro, mettete mi piace al video se volete, ciao belli!